La rassegna Malati di Niente, giunta all'ottava edizione, il 15 maggio ha ospitato nella salala del Palazzo della Signoria di Jesi un importante convegno con il professor Enzo Spaltro sul tema del benessere. Enzo Spaltro, classe 1929, medico e psicologo, è uno dei maggiori esperti sulle tematiche della psicologia del lavoro, delle tecniche di gruppo, dei climi organizzativi e dell'analisi del benessere. Dal 1967 al 1970 è stato professore di psicologia del lavoro alla Cattolica di Milano, la prima cattedra di psicologia del lavoro istituita in Italia. Negli ultimi tempi si sta dedicando a studi sul benessere, tematica, come ha sostenuto lui stesso, di cui già si parla da più di un ventennio in America. In Italia comincia solo ora l'interesse per questo delicato e complicato argomento. Spaltro ha iniziato il suo lungo incontro cercando di far capire cosa sia il benessere e quale sia la differenza con il malessere, spiegando come la società, in questo momento, stia vivendo un periodo di relativo benessere, ma il terrore, cioè la minaccia di un malessere, è sempre in agguato. Abbiamo ancora bisogno di essere terrorizzati per vivere. Da millenni, infatti, afferma il professore, abbiamo vissuto in una cultura del malessere, perché questo malessere serviva ai pochi potenti come strumento di assoggettazione dell'altro. Il benessere, quindi, è la cosa, e il malessere è la mancanza di quella cosa. Benessere è esprimersi. Sto bene se mi esprimo, sto male se non riesco ad esprimermi e mi tengo tutto dentro. Il futuro, che è una componente essenziale per uno stato di benessere, sta nel gruppo e nella bellezza, ma per arrivare al benessere, spiega Spaltro, è necessario un cambiamento di rotta, da una cultura di coppia, egemonica e dominante, ad una cultura di piccolo gruppo, plurale e complessa. Concretamente, questo passaggio dovrebbe attuarsi con una maggiore organizzazione del sistema sociale, con una più sicurezza in ogni settore, da quello privato e civile a quello lavorativo, con un senso forte di appartenenza, con una scuola che funzioni meglio, dove al suo interno non esista più la simmetria tra insegnamento ed apprendimento come ereditarietà di concetti dal docente all'allievo, con un lavoro adeguato per tutti i cittadini, unico strumento, afferma con forza il professore, capace di produrre benessere e ricchezza. A conclusione del convegno e dell'animato dibattito che ne è seguito, Spaltro ha voluto lasciare tutti i presenti con il decalogo sul benessere da lui creato. È meglio stare bene che stare male. In compagnia si sta meglio che soli. Il male va scoperto. È più complesso vivere nel malessere, ognuno vuole star bene a modo suo, le cose che piacciono si fanno meglio, è più piacevole pensare al futuro, non c'è futuro senza benessere, la bellezza precede la bontà e si sta sempre o bene o male.